Una riflessione su questo momento così particolare, così assolutamente imprevedibile, che sta cambiando, io credo, anche il nostro modo di pensare le relazioni. Dovremmo ripensare tante cose, ma in questo momento mi sento come in un'altra realtà, come dentro un cartone animato, in un formato uno per uno. Quindi inscatolato in questa realtà parallela. Ognuno di noi vive diversamente questo momento, anche perché dipende dal contesto in cui si è. C'è chi sbatte la testa contro i muri perché non può parlare più con nessuno e chi invece si ritrova in 4, 5, 6 persone chiuse in casa dalla mattina alla sera, dalla mattina alla sera, e quindi sono contesti molto diversi. Io mi trovo nella seconda ipotesi. Ho 4 figli che vanno dagli 1 ai 18 anni e quindi siamo in 6 in casa ed è impegnativa questo stare dentro questi spazi per tutto questo tempo insieme. Vacanza praticamente. Sta in camera sul letto tutto il giorno, dalla mattina alla sera, fintamente sofferente, e intanto cazzeggia, che è quello che le viene meglio, fa tutto. Ho scoperto che Netflix ha acquistato i diritti di tutti i film di Miyazaki. Miyazaki è lo studio Ghibli, Miyazaki è l'autore, studio Ghibli è la produzione di questi cartoni animati bellissimi che vi invito ad andare a cercare uno per uno su Netflix. Sono bellissimi perché ci portano in un mondo fantastico che però riassume in sé le tante cose belle che possiamo riscoprire nella nostra vita, tante le piccole cose, le piccole relazioni, le persone, pur descrivendo mondi fantastici, in realtà ci porta a vedere, a vivere, delle cose che magari in questo momento stiamo sottovalutando della nostra vita. Miyazaki quindi a me piace tanto e su Netflix possiamo vedere tutta la sua produzione. E poi si possono però anche fare cose come riscoprire vecchi libri che da decenni erano lì letti quando avevo 15-16 anni e che in questi giorni ho tirato fuori e ve ne faccio vedere alcuni. Viaggio al termine della notte di Céline. Céline è uno scrittore controverso per tanti motivi, perché è scandaloso, perché è stato antisemita, insomma, un personaggio controcorrente, credo poco amato in generale, ma che ha scritto questo libro che sembra riassumere in sé la disperazione del nostro secolo. Mentre io qui lavo, pulisco, stiro, piego, cambio pannolini, cucino, cerco di lavorare e faccio il meglio che posso, mentre lui sta lì. Invece delle letture più leggere e più, diciamo così, anche brevi, per tempi più brevi, perché comunque è vero che siamo a casa, ma
Io con quattro figli non è che abbia proprio tutto questo tempo a disposizione, ma questi libri sono un altro genere che a me piace moltissimo, che è il giallo. E quindi abbiamo un autore che io amo moltissimo, che è Georges Simenon, l'uomo che guardava passare i treni, è uno dei tanti libri, ne ha preso uno a caso per ogni autore. L'altro autore è Andrea Camilleri, La pazienza del ragno, anche qui un libro preso tra i tanti. L'altro autore è Manuel Vázquez Montalbán, oppure per finire Daniel Pennà. Quindi queste sono letture più facili che però ci fanno staccare per un attimo e ci portano in una dimensione molto più avvincente, che è quella del giallo, che è quella. Però è un giallo interessante, intelligente, che a me piace molto. Che sarà? Sarà quel che sarà.